Pordenone, dal 15 al 18 ottobre si è svolta la fiera SICAM, Salone Internazionale Componenti Semilavorati e Accessori per l'Industria del Mobile, che ha visto protagoniste anche aziende del nostro territorio. Persone provenienti da ogni parte del mondo hanno riempito l'Expo, composto da 10 padiglioni, allestiti con stand di aziende provenienti da tanti paesi diversi. Un appuntamento importante per l'economia che anche quest'anno ha riscosso grande successo. Un'azienda di riferimento per il territorio, quanto è importante partecipare a un evento come questo? Questo è un bel evento importante. Noi siamo presenti, diciamo, da oltre 10 anni a queste fiere, perché incontriamo clienti e anche potenziali clienti. Arriva gente da tutto il mondo. Quindi per noi, oltre a essere bello, è un investimento per il futuro. È un evento importante, però non solo per il settore del mobile, perché questa è una cosa, una fiera specifica, però secondo me ha anche un valore umano, che tanti non hanno forse la sensibilità di pensarci, perché qua si parla solo di business alla fine, però io ci voglio vedere anche qualcosa di più importante. Malgrado il business è importante, però c'è un fattore umano. Qua io ho la fortuna di poter toccare con mano, perché le stringo quotidianamente, posso stringere la mano adesso ad un israeliano, dopo di un minuto stringerlo a un arabo. La vita reale è anche diversa da quella che ci fanno vedere per tante cose, quindi la vedo anche come un aspetto positivo dell'essere umano, cioè quando tu riesci a avere un contatto fisico anche con le persone, vedi che in realtà siamo tutti comunque simili, uguali. È anche un simbolo di pace stringere la mano, quando tu tendi la mano a qualcuno. E quindi l'augurio poi è quello lì, che anche il mondo reale, che è questo, possa rispecchiarsi anche qualcosa che purtroppo in questi periodi non è così, insomma.